pochissimo tempo anche io ho iniziato ad essere operativo con le opzioni. Per questi primi mesi sto semplicemente vendendo delle covered call in caso i premi o il sottostante in portafoglio che viene venduto nel caso si raggiunto il prezzo dello strike. Intanto incasso anche alcuni dividendi. Se quello che ho appena detto ti sembra una lingua elfica dell'universo di Tolkien, lo era anche per me in passato. Oggi ti voglio per cui spiegare cosa sono le opzioni, quello che ho capito io, e quali sono le strategie base, quelle principali per iniziare, e come queste funzionano. Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio. Come sempre io sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore e investitore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione del video nel caso tu lo volessi acquistare, nel quale vi vado a raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad investitore e risparmiatore consapevole. Un'opzione è in realtà un contratto che consente al titolare il diritto di acquistare o vendere un'attività sottostante o uno strumento finanziario a un prezzo di esercizio specifico entro una data ben definita a seconda della forma dell'opzione A. La vendita o l'esercizio di un'opzione prima della scadenza richiede in genere che l'acquirente ritiri il contratto al prezzo che ha concordato. Il prezzo di esercizio può essere fissato con riferimento al prezzo di mercato del titolo o della merce sottostante il giorno dell'emissione di un'opzione, oppure può essere fissato con uno sconto o un premio. L'emittente ha il corrispondente obbligo di compiere l'operazione di vendita o di acquisto se il titolare appunto va ad esercitare la propria opzione. Un'opzione che trasmette al titolare il diritto di acquistare a un prezzo specifico è denominata call, mentre quella che trasmette il diritto di vendere a un prezzo specifico è più nota come put. Ci sono tantissime strategie e alcune le andiamo a elencare a breve subito dopo, ma fondamentalmente le quattro tipologie di opzioni classiche più diciamo usate possono essere definite così: una long call, cioè l'acquisto di una call. Un trader che prevede un aumento del prezzo di un'azione può acquistare un'opzione call per acquistare l'azione o il sottostante a un prezzo fisso, il prezzo di esercizio, in un secondo momento, piuttosto che acquistare l'azione a titolo definitivo. L'esborso in contanti sull'opzione viene definita premio. Il trader non avrebbe alcun obbligo di acquistare il titolo, ma il diritto di farlo solo entro la data di scadenza. Il rischio di perdita sarebbe qui limitato semplicemente al premio che si è pagato, a differenza della possibile perdita se il titolo fosse stato acquistato a titolo definitivo. Il detentore di un'opzione call in stile americano può vendere l'opzione che detiene in qualsiasi momento fino alla data di scadenza e prenderebbe in considerazione di farlo quando il prezzo spot del titolo è superiore al prezzo di esercizio, soprattutto se il detentore si aspetta che il prezzo dell'opzione scenda. Vendendo l'opzione in anticipo in quella situazione, il trader può realizzare un profitto immediato. In alternativa, il trader può esercitare l'opzione, ad esempio se non esiste un mercato secondario per le opzioni, e poi vendere il titolo realizzando un profitto. Un investitore o un trader realizzerebbe un profitto se il prezzo spot delle azioni aumenta in più del premio. Ad esempio, se prendo un'azione a 100 euro e il premio pagato è 10, se il prezzo spot di 100 sale solo di 110, la transazione è in pareggio, perché ho pagato già 10 euro di premio. Un aumento del prezzo delle opzioni superiore a 110 produce invece un profitto, che è la differenza. Se il prezzo del titolo alla scadenza è inferiore al prezzo di esercizio, il titolare dell'opzione in quel momento farà scadere il contratto call e perderà solo il premio, i 10 euro di cui abbiamo parlato prima, o il prezzo pagato in trasferimento. Poi esiste la long put, l'acquisto di una put. Un trader o un investitore che prevede una diminuzione del prezzo di un'azione può acquistare un'opzione put per vendere l'azione a un prezzo fisso specifico, che viene chiamato strike o prezzo di esercizio, in un secondo momento. Il trader non ha alcun obbligo di vendere le azioni, ma ha il diritto di farlo entro la data di scadenza dell'opzione. Se il prezzo delle azioni alla scadenza è inferiore al prezzo di esercizio di più del primo pagato, il trader realizza un profitto. Se il prezzo delle azioni alla scadenza è superiore al prezzo di esercizio, invece l'investitore o trader lascia scadere il contratto put e perde solo il premio pagato. Nella transazione anche il premio gioca un ruolo in quanto migliora il punto di pareggio. Facciamo un altro esempio pratico. Se il prezzo di esercizio è 100 e il primo pagato è 10 come prima, un prezzo spot compreso fra i 90 e 100 non è redditizio. Il trader o l'investitore realizzerà un profitto solo se il prezzo spot è inferiore ai 90 euro. Andiamo invece alle operazioni short. Andiamo a fare una short call, per cui andiamo a vendere una call, quella che vado a fare io. Un trader che si aspetta che il prezzo di un'azione diminuisca può vendere l'azione allo scoperto o comunque farla covered, ma ne parliamo dopo, e il trader che vende una call ha l'obbligo di vendere le azioni all'acquirente della call a un prezzo fisso, il prezzo cosiddetto strike di esercizio.
Se il venditore non possiede le azioni al momento dell'esercizio delle opzioni, è obbligato ad acquistarle però al prezzo di mercato in quel momento. Se il prezzo delle azioni diminuisce, il venditore della call, detto call writer, realizza un profitto pari all'importo del premio. Se il prezzo delle azioni invece aumenta rispetto al prezzo di esercizio, detto anche strike, di più rispetto all'importo del premio, il venditore però perderà denaro con una perdita potenziale che è illimitata. Andiamo a parlare poi della short put, vendere una put. Un trader che si aspetta un aumento del prezzo di un'azione può acquistare l'azione oppure vendere una put. Il trader che vende una put ha l'obbligo di acquistare le azioni dell'acquirente a un determinato prezzo, sempre chiamato strike o prezzo di esercizio. Se il prezzo delle azioni alla scadenza è superiore al prezzo di esercizio del venditore della put, realizza un profitto pari all'importo del premio. Se il prezzo delle azioni alla scadenza è inferiore al prezzo di strike, che è di più rispetto all'importo pagato, il trader perde denaro con una perdita potenziale fino al prezzo di esercizio meno il premio. Però, avendo parlato di queste quattro alternative, quali possono essere le strategie utilizzabili oltre alle quattro operazioni che abbiamo riportato? Eccone alcune, ma prima di partire dobbiamo definire alcuni concetti. I concetti di in the money, at the money e out of the money, che saranno menzionati nelle strategie subito dopo. Partiamo da in the money. Un'opzione si dice in the money quando il suo esercizio risulta conveniente. Nel caso delle call, quando il prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente del sottostante, mentre nel caso delle put, quando il prezzo di esercizio è superiore al valore corrente del sottostante. Le opzioni in the money hanno valore intrinseco positivo perché quest'ultimo è dato dal massimo tra 0 e il valore che l'opzione avrebbe se venisse esercitata immediatamente. Out of the money. Un'opzione si dice out of the money quando il suo esercizio non risulta convenienza. Nel caso delle call, quando il prezzo di esercizio, strike price, è superiore al valore corrente del sottostante, mentre nel caso delle put, quando il prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente del sottostante. Le opzioni out of the money hanno valore intrinseco nullo poiché quest'ultimo è dato dal massimo tra 0 e il valore che l'opzione avrebbe se venisse esercitata immediatamente. Chiudiamo con at the money. Un'opzione si dice at the money quando per il suo possessore è indifferente esercitarla oppure no, ossia quando il prezzo di esercizio, lo strike price, è esattamente pari al valore corrente del sottostante sia nel caso delle call che nel caso delle put. Le opzioni at the money hanno valore intrinseco pari a 0 anche queste, poiché quest'ultimo è definito come il massimo tra 0 e il valore che l'opzione avrebbe se venisse anche questa esercitata immediatamente. Partiamo con le varie strategie, che non sono tutte ma sono alcune. La bear put spread. La strategia in opzioni bear put spread viene adottata quando il trader in opzioni ritiene che il prezzo dell'asset sottostante scenderà in maniera moderata nel breve termine. Questa strategia, la bear put spread, può essere creata acquistando un'opzione put in the money a un prezzo di esercizio più elevato e vendendo un'opzione put out of the money a un prezzo di esercizio più basso dello stesso titolo sottostante con la stessa data di scadenza. Con il premio incassato dalla vendita dell'opzione out of the money, il trader riduce il costo sostenuto per l'acquisto delle opzioni in the money, ma rinuncia alla possibilità di ottenere un ampio profitto nell'eventualità in cui il prezzo dell'asset sottostante precipiti. Poi abbiamo la bull call spread. La strategia in opzioni bull call spread viene adottata quando il trader in opzioni ritiene che il prezzo dell'asset sottostante aumenterà in maniera moderata nel breve termine. Le opzioni bull call spread possono essere implementate acquistando un'opzione call at the money e scrivendone invece contemporaneamente un'altra più alta out of the money dello stesso sottostante e con lo stesso mese di scadenza. Poi parliamo della covered call, che questa è quella che sto usando io in questo momento. La covered call è una strategia che prevede la vendita delle opzioni call su un sottostante a fronte della detenzione del sottostante stesso nel portafoglio. Usando la strategia di opzioni covered call o opzioni coperte, l'investitore ottiene un premio vendendo opzioni call mentre allo stesso tempo usufruisce di tutti i benefici derivanti dal possesso del sottostante reale delle azioni, come ad esempio i dividendi, i diritti di voto, a meno che non gli venga assegnata la notifica di esercizio dell'opzione call venduta e sia obbligato per cui a vendere le proprie azioni. Questo mi è successo recentemente sia con AGNC che con Realty Income, ma per quanto riguarda questa operatività ci sarà un video a parte che andrà a parlare un po' di tutto questo. Tuttavia, il profitto potenziale della sottoscrizione di covered call è limitato perché l'investitore, in cambio del premio, rinuncia alla possibilità di trarre profitto da un aumento sostanziale del prezzo dell'asset sottostante, proprio quello che è successo a me. Poi abbiamo la long straddle. La strategia long straddle prevede l'acquisto simultaneo di un'opzione put e un'opzione call sullo stesso sottostante con lo stesso prezzo di esercizio e la stessa scadenza.
La strategia long straddle presenta profitto illimitato e rischio limitato e viene utilizzata quando l'investitore prevede un aumento della volatilità del prezzo del sottostante prima della scadenza delle opzioni. Poi abbiamo la long strangle. Il long strangle è una strategia neutrale in ambito di negoziazione di opzioni che prevede l'acquisto simultaneo di un'opzione put leggermente out of the money e un'opzione call leggermente out of the money con asset sottostante e data di scadenza che sono uguali. Il long strangle delle opzioni è una strategia di profitto illimitato e a rischio limitato e viene utilizzata quando il trader di opzioni ritiene che l'azione sottostante subirà una volatilità significativa nel breve termine. I long strangle sono spread di debito dal momento in cui il debito netto viene inserito nella contrattazione. Poi abbiamo anche la short straddle. La strategia short straddle prevede la vendita simultanea di un'opzione call at the money e di un'opzione put at the money sullo stesso sottostante, allo stesso prezzo di esercizio e con la stessa scadenza. Questa strategia short straddle presenta un profitto limitato e un rischio illimitato e viene utilizzata quando l'investitore si aspetta poca volatilità del prezzo del sottostante entro la scadenza delle proprie azioni. Abbiamo poi la short strangle. La strategia short strangle prevede la vendita simultanea di un'opzione call out of the money e di un'opzione put out of the money sullo stesso sottostante allo stesso prezzo di esercizio e con la stessa scadenza. La strategia short strangle presenta profitto limitato e rischio illimitato e viene utilizzata quando l'investitore si aspetta poca volatilità del prezzo del sottostante entro la scadenza delle opzioni. Come dicevo all'inizio, io ho provato solo le covered call e sicuramente sono strategie migliori e molto più redditizie, ma al momento mi sento più sicuro a utilizzare questa strategia. In futuro, chissà, mi piacerebbe comunque approfondire questa tipologia di operatività perché la vedo molto utile per aumentare il proprio cash flow. Bene, eccoci arrivati alla fine di questo video. Fammi sapere cosa ne pensi tu della sezione nei commenti qui sotto. Le utilizzi già le opzioni? Le hai mai valutate? Oppure hai i derivati, utilizzi altri derivati come certificate? O in ogni caso i derivati per te sono come il conte Dracula a cui stiamo mostrando chilogrammi di aglio? Beh, spero che il contenuto sia stato di tuo interesse e gradimento e se così fosse, per favore lascia un commento e un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Inoltre, se sei nuovo sul canale, ti prego per favore di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e non mi resta solo che dirti arrivederci a un prossimo video. Ciao, a presto!